Nel corso degli anni ho utilizzato tantissimi software, ho condiviso con voi quelli che mi sono piaciuti di più, li ho racchiusi in una playlist completa che trovate sul canale, ma in realtà è passato molto tempo tra un video e l'altro e alcuni di voi potrebbero averne perso qualcuno. Quindi ho pensato di racchiudere in questo video i 10 software per me indispensabili che installo su ogni singolo PC ogni singola volta. Alcuni di questi da tantissimi anni, mentre altri da quando li ho scoperti non molto tempo fa. Come avete letto dal titolo, sono tutti gratis e i link per scaricarli li trovate nella descrizione del video. Prima di cominciare è preciso che non ho inserito programmi come Google Chrome, VLC, Steam, che comunque installo su ogni singolo PC che utilizzo, però sono molto famosi, sicuramente li conoscerete già tutti. Poi non sapevo in che ordine metterli, quindi cominciamo per ordine alfabetico. Al primo posto troviamo Ditto, un clipboard manager che salva in automatico tutto quello che copiamo. Non avete idea di quante volte mi sarei perso un link importante se non lo avessi installato. In realtà su Windows esiste già un clipboard manager, potete attivarlo per esempio su Windows 11 andando su impostazioni di sistema e poi su appunti, oppure vi basta premere la scorciatoia da tastiera Windows più V e attivarlo da qui. Funzionano entrambi in background senza che dobbiate far nulla, ma il motivo per cui preferisco ancora utilizzare Ditto anziché quello di Windows è che mantiene i suoi elementi salvati anche dopo aver riavviato il PC. Posso quindi farci affidamento, considerarlo come una sorta di backup per tutti i link, testi o immagini che copio e che magari mi ricordo che mi servono dopo 2 giorni. Comunque, se non vi piace Ditto, vi consiglio perlomeno di provare quello di Windows. I clipboard manager, specie se non li avete mai provati, sono utilissimi e vi salveranno proprio quando meno ve lo aspettate. Al numero 2 c'è Ear Trumpet, un programmino semplicissimo che si installa dal Microsoft Store e che rende molto più semplici e intuitive le impostazioni audio di Windows. L'icona è praticamente uguale a quella predefinita che trovate nella barra applicazioni, ma se ci cliccate qui potete subito cambiare il volume di ogni singola periferica e di ogni singola applicazione aperta. In più è molto comoda, io spesso la uso per questo, basta farci un tasto destro per cambiare in un colpo solo il dispositivo di output per l'audio. Mi capita spesso di cambiarlo e non devo ogni volta andare nelle impostazioni di Windows. Al terzo posto troviamo Espanso, un'app completamente open source e tra l'altro sviluppata da un ragazzo italiano, che tra l'altro si chiama Federico, proprio come me. Vi assicuro che se la installate vi farà risparmiare un sacco di tempo perché vi permetterà di scrivere testi, parole o intere frasi che scrivete molto spesso in modo molto rapido. Per esempio, se avete un canale YouTube e volete condividerlo spesso, potete farlo magari con 2 punti YT. Ci sono anche delle formule, per esempio per inserire la data odierna scrivendo semplicemente 2 punti DATE. Non solo testi però, perché possiamo anche magari inserire un emoji che ride scrivendo 2 punti RIDE. Le possibilità sono veramente infinite e se qualche volta vi dimenticate la scorciatoia che avete impostato per una frase, potete utilizzare la barra di ricerca, super comoda. Da qui iniziate a cercare e lui vi ricorda che comando avete impostato. All'inizio devo ammettere che ci vuole un po' per configurarla, non è poi così immediato, però c'è comunque una guida passo dopo passo scritta sulla documentazione del sito, vi lascio il link qui in descrizione, e in più addirittura per i più geek c'è un Espanso Hub, una sorta di database in cui potete scaricare dei pacchetti con delle scorciatoie predefinite già create da altri utenti. Al quarto posto c'è Everything, che va a risolvere il problema, penso, più fastidioso di Windows che si porta dietro da tanti anni, quello della ricerca. Se avete mai provato a cercare qualcosa su Windows, sicuramente sapete di cosa sto parlando, una ricerca lentissima, infinita, che a volte addirittura sembra bloccata e che spesso non trova nemmeno quello che state cercando. Everything è esattamente l'opposto. La installiamo, rimane aperta nella barra applicazioni, possiamo aprirla quando vogliamo per cercare un qualsiasi file all'interno di tutto il disco del computer. E ci mette mezzo secondo. Quindi, anche se vi siete appena sbagliati, avete salvato un'immagine in una cartella chissà dove all'interno di quelle di Windows, non importa, aprite Everything, scrivete il nome che avete dato a quell'immagine e vi dirà, guarda, l'hai salvata qui. Da quanto è veloce la scansione è addirittura in tempo reale. Al quinto posto c'è Patch
Touch My PC, un programmino semplicissimo, gratis e addirittura portable, quindi non dovete nemmeno installarlo, basta scaricare il file .exe e aprirlo quando vi serve. La grafica non è proprio moderna, ammettiamolo, però è molto funzionale. Scansiona il vostro PC alla ricerca di programmi non aggiornati e vi notifica nel caso bisogna fare qualche aggiornamento. Dopo averlo fatto, potete aggiornare tutti i programmi in un colpo solo, con un solo clic. Durante l'installazione applica le impostazioni predefinite, la cartella di installazione rimane quella, crea un'icona sul desktop e potete anche evitare di scaricare per sbaglio qualche programma inutile, quei fastidiosi pop-up che vi chiedono «Vuoi installare anche questo programma?» No. Il database è molto vasto, con più di 300 app, quindi vi sarà utile indipendentemente da quali app di solito installate sul vostro PC. Al sesto posto c'è PowerToys. Un tempo era un semplice programmino, ora è un vero e proprio strumento pieno di funzioni utilissime. Anche questo open source e sviluppato da alcuni dipendenti Microsoft. Le funzioni sono tante, non riuscirò sicuramente ad approfondirle tutte in questo video, ma vi dico semplicemente quelle che mi piacciono di più. Innanzitutto, con una scorciatoia da tastiera potete selezionare velocemente delle finestre che in quel momento volete sempre in primo piano. C'è un color picker per scoprire e salvare il colore specifico di un qualsiasi pixel dello schermo. Potete anche abilitare le fancy zones, ovvero creare dei preset per gestire la posizione delle finestre di Windows. Così vi basta trascinarle nei vari punti e siete sicuri di organizzare tutto lo spazio al meglio. Oppure potete anche usare il PowerToys Run, una delle mie funzioni preferite di PowerToys, perché è una sorta di Alfred, un programmino che utilizzo su Mac, fantastico, e permette di avviare applicazioni, cercare cartelle, fare dei calcoli, aprire dei file, tutto direttamente da questa barra di ricerca. Poi potete evidenziare il cursore del mouse, rinominare più file contemporaneamente con un programmino potentissimo e tanto tanto altro, ma ripeto, non posso approfondire tutto in questo video. Scaricatelo perché ne vale assolutamente la pena. Al settimo posto c'è Quick Look, che finalmente aggiunge un'altra funzione che secondo me è fantastica, presente da sempre sui Mac e che aspettavo su Windows da tantissimo, e sostituisce quella che è su Mac anteprima, ovvero la possibilità di visualizzare un file senza aprirlo, basta cliccarlo e poi premere la barra spaziatrice. Se avete già usato questa funzione sui Mac sapete quanto sia comoda, altrimenti fidatevi, vi abituerete subito. Supporta praticamente qualunque tipo di file, immagine, file video, PDF, file compressi, e addirittura potete installare dei pacchetti aggiuntivi. Per esempio ce n'è uno che vi fa visualizzare i file di Microsoft Office senza aprire il file e senza nemmeno dover per forza installare Office sul PC. All'ottavo posto c'è Revo Uninstaller, e questo è senza dubbio il programma che installo da più tempo in assoluto su ogni singolo PC. Sono anni che è sempre con me. Esistono tante alternative simili, ma secondo me Revo rimane il migliore o uno dei migliori sicuramente, e in tanti anni che lo uso non mi ha mai dato nessun problema. Lo uso per disinstallare qualsiasi programma dal mio PC. Lui avvia il disinstallatore classico e poi però controlla che sia stato veramente rimosso tutto. Trova eventuali chiavi di registro appartenenti al programma non più necessari, oppure file che il normale disinstallatore non è riuscito a cancellare. La versione gratis funziona bene, ma io personalmente utilizzo quella a pagamento. In questo modo posso rimuovere anche più di un programma contemporaneamente con un solo clic e cancellare in automatico tutto quanto quello che è rimasto, e poi perché posso rimuovere i file residui anche dopo che magari una disinstallazione si è avviata da sola, per controllare che sia stato cancellato tutto correttamente. Poi comunque, come vi ho detto, lo uso da così tanti anni che sinceramente si meritavano i miei soldi. Al nono posto c'è ShareX, il programma migliore in assoluto per scattare screenshot e non solo. È pieno zeppo di funzioni, infatti appena lo installate la prima cosa che vi consiglio di fare è aprire le impostazioni e scegliere per esempio innanzitutto la cartella predefinita in cui salvare tutti gli screenshot, e poi impostare le varie scorciatoie, per esempio per scattare uno screenshot di una parte dello schermo e un'altra scorciatoia per scattare lo screenshot dello schermo intero. I suoi punti di forza sono: numero 1, l'editor integrato, semplice da usare ma potentissimo, potete aggiungere facilmente frecce, immagini, rettangoli, potete sfocare, nascondere una parte di testo con una sfocatura normale o anche aggiungendo dei pixel. Il
Il suo secondo punto di forza sono le sue funzioni. Oltre a scattare un normale screenshot, può addirittura registrare dei video, caricare in automatico una foto con un solo click su Imageor, così avete un link immediatamente da condividere con chi volete, e addirittura ha un riconoscimento OCR, quindi significa che potete scannerizzare una qualsiasi scritta sullo schermo, magari all'interno anche di una foto, e lui trasformerà in automatico tutto quanto in testo e lo copierà nella vostra clipboard. Per i più smanettoni ci sono anche i workflow che permettono di fare tutte queste cose contemporaneamente, automaticamente, ma ve le lascio scoprire da soli. All'ultimo posto c'è Wiz 3. Ho sempre usato un'app del genere su qualunque PC, ma da quando ho scoperto Wiz 3 non l'ho più cambiata, ho sempre utilizzato questa. Quello che fa è darci una panoramica dei file che occupano più spazio sul nostro computer. Ce li divide ovviamente in cartelle, ma ci dà anche un immediato impatto grafico e ci fa capire quali sono i colori e i rettangoli che rappresentano i file più grandi. Così ci rendiamo conto se abbiamo qualche file che non sapevamo nemmeno di avere e che occupa tanto spazio sul disco. Come vi ho detto, esistono tante app del genere, le ho praticamente usate tutte, ma Wiz 3, a differenza delle altre, è che è velocissima. Con tutte le altre dovete aspettare vari secondi, a volte vari minuti per scannerizzare il disco, mentre Wiz 3 è istantaneo, cliccate e ha già fatto. È veramente uno spettacolo. Abbiamo finito con i 10 programmi, ma voglio consigliarvi un'altra applicazione bonus. A volte non la installo proprio come vera e propria app, ma magari la utilizzo solo come estensione per Google Chrome, però di sicuro la installo su ogni singolo PC. Sto parlando di Bitwarden, che è il mio password manager preferito con cui gestisco tutte le mie password e tutte le mie note importanti. Se non usate ancora un password manager, male, fatelo immediatamente, è una cosa importantissima per la vostra sicurezza, e se volete un piccolo aiuto su come iniziare potete guardare la mia guida sulla sicurezza online per proteggere tutti i vostri account e tutti i vostri dispositivi. Trovate il video ora in alto a destra nel video, oppure vi lascio anche il link nella descrizione. A questo punto però ovviamente fatemi sapere quali sono i vostri programmi indispensabili che installate su ogni singolo PC, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, e da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.